Compagno 2187. È davvero un piacere vedere. Traditore! Oh boy. Ho avuto un flashback da riprire la porta. Salve, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo Supremacy. Benvenuti in questo nuovo video di Lego Star Wars Skywalker Saga. Con me c'è Atterrare qui. Ciao. Vecchi tempi. Allora, cosa dobbiamo fare? What? Ed eccoci dentro. Ve ne siete accorti? Non sembriamo truppe del primo ordine. Come raggiungiamo la stanza per spegnere il tracciatore? Dovremo intrufolarci nella lavanderia e rubare dei travestimenti. È subito dopo la fine del corridoio principale. Andiamo. Sono l'apricodice. E apro tutto. Ho aperto. Sì, bravo. Devo trovare i vestiti. Ho aperto. Vito. Per te aprire è anche sinonimo di rompere. È aperto uno. Sì. Aperto. 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 Quello non era un codice. Ma io apro tutto, perché i codici sono tutto. Io vedo tutto in codice binario. Ok? Questo è 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
Sto per cadere, non è vero? Vuoi che ti apra in due, bibbiotta? No, no, non ti prego. E allora fai quello che ti dico io. Vai di là. Ok. Tutto bene? Sì, andiamo. Ok. Bibbiotto? Veloce. Bravo, Bibi. C'è un soldato in quel corridoio. Dobbiamo sbarazzarcene. E fare un gran baccano. Bibbiotto, pensi di poter creare una distrazione? Beh, tanto vale provare. Allora, Bibbiotto, ti insegno come aprire i codici, che in realtà io dovrei parlare così. Apri questo codice. Bibbiotto, sei un migliore amico. Per favore, apri questo. Grazie. Non è divertente parlare così. Bibbiotto. Esatto. Allora. Ho sentito uno che faceva "Hey!" Manco fosse quello di Lego City. Un altro codice caduto into the river in Lego City. Non fatemi vedere. Mamma mia, c'era un muro lì, siamo stati salvati dal muro. Ma perché vanno in giro così? Sono ridicoli. Dobbiamo trovare un modo per fregarli. Questo non è un livello. Questa è letteralmente l'astronave, lo premo dell'astronave. Ok. Quella è la sala ricreativa. Saranno grossi guai se entreremo lì dentro. Quello però BB8 era un omicidio di primo grado, non era aprire. Ecco la lavanderia! Dobbiamo entrare in fretta prima che qualche soldato ci veda. Continuo storia o livello? Presto! Quel soldato sta tornando! Ora che abbiamo l'aspetto adatto, dove andiamo? Da questa parte? Scusate, ma era di Bradley Baker a doppiare il DJ? Perché dai versetti che ha fatto mi ha ricordato di Bradley Baker. Funzioneranno questi travestimenti? Andrà tutto bene, tu sii disinvolta, ma non troppo. Arrivati alla stanza, quanto ti ci vorrà per farci entrare? Un batter d'occhio. Questo è tipo Bombur Barile. Salve. Madame. È molto buffo, devo ammettere, tutto ciò è molto divertente.
Credo che della società. Ammiraglio, posso aprire la porta per lei? I travestimenti hanno funzionato. Come, prego? Niente. Torna al lavoro. Sì, subito, signore. Ma quindi lei adesso lancia le mine perché fa parte del primo ordine. Voglio DJ, però. Cavolo, volevo provarlo prima. Aveva due pistole di base, DJ. Mannaggia, a me non l'ho provato prima. Quelli qua, giustamente, ci sono in ferie da stiro. Come nel film. Eccolo qua. Ehi! Loro hanno avuto sfortuna, as always. Una vera rivolta. Oh yes! No, però prendi i soldi, se no che spreco. Ok. Basta, si vede BB8 scatola. Siamo dentro. Non riesco a crederci. Diamo inizio alle danze. Ma che violenza sarà continua stosa. Ok, quindi boss fight con Phasma. Mani in alto, giù le armi, ora. Ho stretto un patto. Navi della resistenza appena lanciate dall'incrociatore, fuoco a volontà. Sì, ma non sappiamo perché. Le navi da trasporto non hanno armi o scudi. Non abbiamo speranze. Po, è ora di imbarcarti. Qualcuno deve rimanere qui a pilotare l'incrociatore. Che la forza sia con te, sempre. Perché? È davvero un piacere rivederti. Traditore! Traitor! Oh boy. Ho avuto un flashback da Risveglio della Forza. Il nostro trasporto è pronto, forza! Prendiamo un cacciatai e andiamocene via da qui! Non riusciamo a raggiungerla! Forse non ne abbiamo bisogno. Questo posto sembra già abbastanza pericoloso. Usiamolo a nostro vantaggio. Se riuscissi a mirare. Guardatevi, ratti in fuga da una nave che affonda. Phasma, sai che questa nave sta precipitando per davvero? Silenzio! Ma che sei, sono troppo lontano, ma stavo mirando bene. Wow! L'intero posto sta crollando. Chissà se possiamo far crollare qualcosa sopra testa di ferro. Sì, ho visto che possiamo buttarlo addosso ai cacciatai. E lei ha una versione stranissima. Non uscirete vivi da questa nave. Ma è fighissimo quell'animazione. Mi spiace David Tennant, è il momento di finirla. Vi spiaccerò come formiche. Che violenza. Perché si era eliminato? Resistente, ma non abbastanza da resistere all'atterraggio di un cacciatai. Penso anche di avere tutte le assistente attive lì. Sono più in alto di voi. Non mi raggiungerete mai da lì. Non provateci nemmeno. Bravi. Sono più in alto di voi. È l'adattamento giusto di I have the high ground. Meno male. Poi. Accidentaccio al mondo.
è così difficile mirare quelle cose? Dicevo, non capisco. Bisogna essere allo scoperto per mirare bene sta cosa. Perché? Non ha senso, sto per morire. Non me ne andrò da questa nave finché non sarete tutti ridotti in cenere. Nessuno di loro se ne va di qui, chiaro? Chiaro, chiaro. Ce ne sono troppi. There are too many of them, what are we going to do? Ah, è ridotto, ok. Idioto, sei il migliore. Cose accadono. Siamo un po' rossi. Fermate quel camminatore, ora! La tua ribellione termina qui. 2187. Fighissimo, però, che si inquadratura storta. Non più, ormai. Quello lì non lava. Guardalo come roba. Che violenza. Cosa costruisce? Infame, mente cazzo. Cioè, io ringrazio il cielo che ho tolto più HUD possibile. Che cosa vivrebbe un giocatore normale in questa istituzione? Ok. No, ok, sto paio di pesci. Devo salire su io. Hello there. Oops. Forse. Non le ho tolto niente, vero? Non ho guardato. No. Ok, mi state dicendo che la tecnica è la stessa di nuovo? No, perché i cacciatori sono tutti andati. Giustamente, devo sparare allo scudo. No? Cioè, la logica mi perplime. Non perché? Perché avrei dovuto sparare. Vabbè. Non ce la farai. I traditori raramente ce la fanno. Plasma. Ok. Fase 3. Fight. Oppure fase 2 addirittura. Eh sì. Questa storia è andata avanti per troppo tempo. Farai la fine di questa nave, Plasma. Dai, vuoi vedere il corporale ora nel digno? Il primo ordine, ce la puoi fare! Con un'altra inquadratura. What? Perché è diverso? Dai, Rose. Rose, tico del mio stivale. Come? Oh no, è tornato quell'accento. Sono Rose, tico del mio stivale. Vado a distruggere Phasma. Accendiamo il reattore. Oh no, oh no. Phasma è appena morta. Oh no, è tornata. Accendiamo l'ena. Just un po' di potenza di fuoco. Cluster ripetizione o lanciafiamme? Lanciafiamme non ce la posso fare. Wow! Un'arma che ha un feeling diverso. Non mi ricordo se l'avevo già provato o meno, ma non ne sono così sicuro.
testa cromata. Così. Così. Sei sempre stato feccia. Cioè, feccia ribelle. Feccia ribelle. C'è una navetta da quella parte, dobbiamo andare. BB-8, prendiamo una navetta e andiamocene da qui. Cioè, finalmente avevamo... Cercherò di scappare! Lo scontro melee... Nel... Cioè... Perché non ci hanno fatto fare una boss fight? Troveremo un modo per passare, non preoccupatevi! Poi nel film è chiaro come il cucco che quando le spari i colpi le rimbalzano. Infatti le hanno fatto cadere addosso ai TIE Fighter, lì va bene, però poi doveva esserci uno scontro melee. Fighissimo! E io finirà qui. La parte di Poe non è stata giocabile. Non mi hanno fatto fare l'ammutinamento. Questo momento è stato what? Avrò gli incubi per quella cosa. È successo. La ragazza ha preso la navetta di emergenza di Snoke. Facciamola finita. Lunga vita al leader supremo. Quello cos'è? Il pianeta dei minerali Krait. È una base ribelle? Abbandonata, ma ben fortificata. Arrivano, sbarrate la porta. Quel design di lei è... bellissimo. Arrivano! Non sparate, non sparate! Siamo noi! Finn! Rose! Siete vivi! No. È rimasto solo questo? Amico mio, sono così felice di vederti! Usate tutta l'energia rimasta per inviare un segnale di soccorso verso l'orlo esterno. Open World nel prossimo video di Krait. Sono curiosissimo. Ci sono informazioni nel mio database. No, non voglio nuove informazioni nel tuo database. Devi smetterlo su. Nightmare Fuel. Immaginatevi essere svegliati al mattino. Ti arrivano in stanze quella voce. Questo livello è osceno, ovviamente non è deplorevole quanto insulti a caso, non è deplorevole quanto There's Always a Bigger Fish o anche altri, intendiamoci. È la musica che adoro, c'è per l'ordine di Krait, c'è sempre quella. Però dai, che schifo. Che schifo. Letteralmente che schifo di livello. Cioè proprio tutto quello che potevamo giocare non hanno fatto. Hanno reinterpretato. Ma perché il punto è che ce li hai le meccaniche di gioco per farle, le cose successe nel film, e non me lo fai fare. Mi bastava la boss fight, mi dico un Phasma. Ma sarebbe stata sempre la stessa cosa. Almeno adesso hai avuto una cosa diversa. Che vi devo dire? Va bene spararli i TIE Fighter addosso, però poi la roba di sinistra e destra. Poi me la battere. Non lo so. Non mi ha detto niente. Fine. Si sta spaccando il braccio. Pezzo grosso. Non abbiamo mai chiamato pezzo grosso a proposito di... Pezzo grosso... Si sta spaccando un pezzo grosso nel braccio. Ci vediamo al prossimo video. Porca miseria, il prossimo video deve essere... sublime. Il prossimo video deve essere il migliore del gioco. Paurissima.